Ok coach, ben ritrovati dal vostro AndroLink in questa nuova analisi, o meglio diciamo reazione anche, perché no, a questo gameplay di Nazuma Eleven Ares. Come ho fatto quello per Yo-Kai Watch 4, ne ho trovato uno, o meglio, ne ho trovati vari di Ares, sono tutti quanti spezzoni piccoli, forse perché non avevano voglia di registrare, ne ho trovati tre mi sembra, e sono tutti quanti diversi. Comunque sia, è una partita tra la Raimon e la Sei Shogakuen, quindi insomma vedremo questa prima partita come si svolgerà, ci sono già le tecniche speciali, quindi insomma abbiamo tutto quanto pronto per analizzare a fondo un bel gameplay. Ovviamente sto vedendo da YouTube comunque sia, e quello che ha ripreso sembra che abbia il morbo di Parkinson perché non riesce a tenere la videocamera ferma. Abbiamo già una tecnica che si chiama Gravity Cage, quindi molto interessante come nome, e infatti è una gabbia gravitazionale, interessante. Hanno fatto non so cosa sta succedendo qui, hanno fatto volare Aizaki. E abbiamo Tokyo Game Show 2018, Welcome to the Next Stage. Grazie chiunque tu sia, però fammi vedere, ecco, grazie. Kira Star, sì, la Sei Shogakuen. Kira Star sarebbe lo sponsor delle squadre, perché le squadre hanno uno sponsor questa volta. E insomma, in Azume Eleven Ares avrò modo di parlarne poi per quanto riguarda la serie, perché me la sto guardando finalmente, sto iniziando a vedere gli episodi. Abbiamo anche immagini, non lo so, io ho preso un video che ha diversi video messi insieme e quindi sto vedendo con voi. Cioè solo questo video ho trovato, non ho trovato altro. Press A button per vedi? Proprio per Tokyo Game Show 2018, proprio era una demo fatta appositamente. Quindi neanche esce su Nintendo Switch la demo, che bello! Crediti per... Ah, questa quindi è portoghese, ok. Dovrebbe essere portoghese, para, non lo so. Namusan... Ah, quindi... Ah, dal suo Twitter l'ha preso, dal suo canale YouTube. Meglio così, vabbè, tanto poi dopo andiamo a mettere un bel like perché ha messo il video, bravo. Qui abbiamo i vari comandi che sono... R, camera, ok, camera, questa pure per muovere il personaggio. ZR, dash, quindi con ZR si corre. Con X si dovrebbe tirare e con Y si dovrebbe crossare e con A passare. Dovrebbero essere comunque sia i comandi classici che tutti, comunque sia, è facile ricordarseli. Mentre la croce direzionale non fa nulla. Ma la cosa buona è che si può anche girare la camera. Tu hai una visione totale di quello che ti circonda. Anche se poi credo che alla fine sarà più comunemente tenuta alle spalle del giocatore che tu stai comandando in quel momento. Perché se no non ci capisci niente. Ti stai sempre a girare, non vedi chi ti viene davanti, te lo ritrovi solo alla fine. Perché poi non è che puoi sempre stare a consumare i punti tecnica per superare l'avversario. Te li consumi così. Ok. Come ho detto, la grafica è relativa, potevano anche esserci gli omini dell'ego, mi andava bene comunque. Ecco, qua già abbiamo un altro tipo di visuale, non so perché debbano cambiare repentinamente la visuale, non lo so, i personaggi non li conosco ancora tutti, però ecco, vediamo che sta correndo col dash, lo tiene premuto, non mi sembra che lo tenga premuto, mi sembra che lo prema ripetutamente. Però potrei anche sbagliarmi, poi una volta quando uscirà il prodotto lo giocheremo insieme, vedremo insomma come funziona. Poi comunque sia, è sempre in movimento, ha premuto X e sta facendo il Fire Tornado, il tornado di fuoco, che questa volta è tornado di fuoco, anche non lo fa Axel, il suo è bellissimo comunque sia. E la palla, come per Inazuma Eleven Go, da Chrono Stones in poi, più si avvicina alla porta più perde di potenza, da più lontano lanci più perde di potenza. Questo qui ha fatto una tecnica che si chiama Mojia Catch, non ho idea di cosa sia Mojia, non ho mai letto Mojia in vita mia, però vabbè, è andata bene comunque sia per loro. Quindi Fire Tornado non era abbastanza potente per entrare in porta. Goen Jishuya te la farà pagare, ovvero Axel Blaze. Sì, mo mi sto ricordando i nomi giapponesi perché sto rivedendo la serie in giapponese. Ah, che delirio! Abbiamo possesso di palla per la Seishou? Ecco qua, Aizaki! Cosa farai, Aizaki? Li fermerai o ti fermeranno loro con la gabbia? No, cos'è questo? Ehi, ehi, ehi.
mio Dio, come è scritto male? Non leggo bene l'ultimo perché non mi viene proprio in mente, ma credo sia la N. Shooting Khan. Shooting Khan. Potrebbe essere il fatto che lo spara in aria la palla? Non lo so. Non ho ben chiaro. Le tecniche ancora non le ho viste sull'anime. Praticamente ho cominciato pochi giorni fa. Ho visto 5 episodi neanche. Ecco, adesso abbiamo la palla con Asto. Oh, ah, questo qua lo conosco bello, sto giocatore. Ah, quindi ha fatto un semplice dribbling, però gli è riuscito male, infatti ha preso la palla con scivolata. Molto bella comunque sia la cosa che tu, la palla comunque sia il personaggio, la palla continuano a essere in movimento fino a che non decidi l'azione. E c'è un tempo limite, credo, per fare l'azione. Il che rende il tutto molto più realistico, seppur comunque sia mantenga uno standard piuttosto irreale in Hazard Eleven. Un semplice tiro e poi mirare a diversi specchi della porta. Molto interessante, cosa che prima con Hazard Eleven dove andava la palla andava. Non è che potevi mirare più di tanto, anzi c'era anche la possibilità che andasse fuori se miravi troppo all'esterno. Molto bella sta cosa. Ok. Cos'è? Primo tempo già è finito? 10 minuti solo dura la partita? Ah, ok, ha ripreso così il gioco. Ha fatto un taglio, ha ripreso. Ah, praticamente solo un minuto stava all'inizio. Ci picchia quando corre sto piccoletto. Ma da dietro gli è arrivato, però l'ha fatto comunque sia vedere. Ah, ok. Con Y si crossa e con A si passa. Sì, c'è scritto anche lì. Quindi ho detto bene prima, non è che me lo sono inventato. Ok. Niente, lo. Oh, però, bravo. Attenzione, la porta è un po' piccola? O mi sbaglio? Cross drive, quanta tecnica speciale! Cross drive. Il cross drive, sì, la croce drive, guida. La croce guidata, diciamo, qualcosa del genere. Non so come tradurranno in italiano, spero abbia un nome carino. Però la rete che diventa sempre a punta quando la palla arriva in porta, quella non manca mai. La rete a punta diventa. Ma è tanto difficile fare un poligono rotondo? Sì, lo so che dire poligono rotondo è una cosa strana, però arrotondate leggermente, comunque sia l'hardware del Nintendo Switch supporta certe cose, non è che non ce la fa. E quindi finisce così. Eccolo, è finito in Hazard Eleven Ares, neanche 10 minuti. Dura pochissimo perché comunque se contiamo che mezz'ora in Hazard Eleven passa in 8 minuti più o meno ora con Chrono Stones. Quindi facciamo tipo 20 minuti di partita. Qui ha fatto 10 minuti a tempo e sono praticamente 4 minuti. 4 minuti scarsi a gameplay quindi. Infatti dura 6 minuti ma con tutta l'introduzione e le cose. È 4 minuti di gameplay. Insomma, un po' povera come demo. C'è anche qui il logo del decimo anniversario di Hazard Eleven. Ok, quello ci doveva stare. Abbiamo i tre personaggi principali che sono Asto, Aizaki e tu mi dispiace ma non ti ricordo. Imparerò a conoscerti. Qui poi abbiamo degli screenshot a quanto pare. Questo era Nathan Swift, che non so cosa faccia. Abbiamo Asto che fa Patriot Shooto. Ah, forse è una tecnica combinata con Nathan, però non penso perché, dato che Nathan fa parte della Teikoku, non penso. Abbiamo la nuova manager. Abbiamo un tiro controllato, che è tipo un pallonetto, una cosa un pochino più debole, e il power shot, ovvero un tiro più potente con A. Quindi con X la tecnica speciale. È abbastanza elaborato come gioco. Se questa è una demo, è abbastanza elaborata. Non è buttata lì. Poi abbiamo anche a chi passare la palla. Se passare la palla con un cross oppure con un passaggio a terra. E poi c'è anche passa la palla. Oh, abbiamo Mark Evans, Endo Mamoru. Questo qui è il vero Xavier Schiller. Non è morto il vero Xavier Schiller, è lui, praticamente sarebbe diventato lui. Non è quello che conosciamo noi in Hazard Eleven 2, sarebbe lui però quello vero. Ok, è un po' complicata la cosa, ma poi dopo
ci si fa l'abitudine. Abbiamo anche i gemelli Frost, quindi insomma tanta roba. È un universo parallelo dove tutti sono contenti, tutti sono felici. Poi vediamo che comunque se il gioco sarà lanciato sulle seguenti console nella primavera del 2018. In realtà ha sbagliato, perché era autunno 2018, ovvero fall 2018. Infatti dopo in descrizione si è corretto. E Nintendo Switch, PlayStation 4, Android e iOS. Insomma, da Level 5 ha capito che deve provare a vendere su tutte le piattaforme più disponibili, tranne PC, perché il mercato giapponese con i computer ha poco a che fare, davvero. I giochi per computer non vendono niente in Giappone, quindi preferiscono buttarsi su portabilità e PlayStation 4 per boostare ancora di più le prestazioni del gioco. Il che è una cosa molto bella e molto intelligente. Se vuoi la portabilità hai o Nintendo Switch o Android, quindi tablet e cellulari, o iOS, tablet e cellulari. Mentre se vuoi proprio le performance migliori, un gioco fluido, super fluido, ancora più fluido di quello che sarebbe su una console portatile, hai PlayStation 4. Che comunque sia, in Giappone il mercato della PlayStation 4 e il mercato Sony sta fiorendo in una maniera spropositata. Ciò che veramente i giapponesi vogliono, la console che stanno più ricercando, è la PlayStation 4, mentre Nintendo vende sempre in Giappone, oramai questo è innegabile, però stanno rivalutando anche il mercato Sony e quindi PlayStation, il che ben venga per loro. Almeno aprono gli orizzonti, non restano chiusi solo con una console, aprono gli orizzonti a più console, a più giochi, a più possibilità. Ed va benissimo, questo è il mercato che vuole un videogiocatore. Un videogiocatore vuole un mercato fiorente, un mercato che dia sempre più possibilità a tutte le varie console di sperimentare, e lui compra perché sa che una console, anche se sperimenta, è un prodotto vincente, è un prodotto che può vendere. Ad ogni modo non ci resta che aspettare che esca appunto in Azume Eleven Ares. Come ho detto, non lo giocherò in giapponese né per conto mio né sul canale. O frattanto fra poco uscirà anche, fra poco si fa per dire, uscirà anche per Nintendo Switch in tutto il resto del mondo, manca un annetto più o meno. Però un anno passa in fretta, ragazzi, passa davvero in fretta un anno. Quindi io come sempre vi ringrazio anche per aver seguito questo video. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. Metterò anche il link del canale da cui ho preso il video. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.